Siamo con Mister Di Marco al termine della partita Stella Maris LD 1-1. Che partita è stata? Ma allora, una partita combattutissima. Alla fine il pareggio forse è il risultato più giusto, anche se forse noi abbiamo avuto forse qualche occasione di più. Poi comunque, come si dice, partite così dove giochiamo contro degli avversari che comunque erano una buona squadra, anzi loro sono attrezzati ed erano partiti già come favoriti del campionato, adesso ci ritroviamo lì insieme a loro a cercare di fare il meglio possibile. Ecco, 1-1 che fa comodo al Paralormo, che con la vittoria per 3-1 vi supera. Sì, ho sentito adesso che ci ha superati, loro forse avevano un... anche se penso che da qui alla fine non ci sia nessun incontro che sia già, come si dice, scontato, perché le squadre viste in questo campionato secondo me è un campionato difficile che fino alla fine non si risolverà, diciamo, a favore di uno o dell'altro. Ecco, avete costruito molto però concretizzato forse poco. Sì, infatti, quella, ma è una nostra pecca, perché come si dice abbiamo tante occasioni da gol durante la partita però che non riusciamo quasi mai a concretizzare. Ci stiamo lavorando a cose, però sono anche caratteristiche dei giocatori, anche perché le dico, tolto i due centrali, i tre che sono le tre punte, come si dice, abbiamo una squadra abbastanza giovane dove lateralmente, diciamo, i due laterali sono giovanissimi e, come si dice, costruiscono tanto, però si devono anche forse ambientare un po' in queste categorie dove la lotta e l'agonismo è fino alla fine. Ripercorriamo un attimo alcuni episodi, rigore subito dopo pochi minuti, sì, allora, è un gol annullato contro, sì, sembrava infatti, dubbio. Non... Sul gol annullato infatti sono rimasto perplesso anch'io, anche perché mi sembrava abbastanza netto. Sul rigore ho dei grossi dubbi perché era dal lato mio, il giocatore mio era girato con la mano sul petto, lui da dietro ha fischiato, evidentemente ha visto nel momento in cui lasciava andare il braccio che l'avesse colpito. Loro sono passati nel momento forse meno atteso e dove stavano subendo la partita. Quello ci ha un po' frenati, poi meno male che siamo riusciti a pareggiare prima del riposo, però nel secondo tempo abbiamo costruito, ma non siamo riusciti a vincere. Cosa è importante adesso nelle prossime gare? Ma soprattutto l'atteggiamento, anche perché noi nelle prime 4-5 di ritorno andiamo ad affrontare forse le prime della classifica, tranne l'ultima che andiamo poi, la penultima che andiamo a Pralormo. Ma lo spirito è quello di affrontarle tutte alla stessa maniera e di sperare di vincerle.